la prima vittoria ed è arrivata al San Vito davanti ai nostri tifosi. Sì, ci voleva, perché queste partite non abbiamo assolutamente demeritato, abbiamo giocato bene col Perugia, col Livorno in casa, abbiamo giocato bene a Carpi, non abbiamo raccolto i punti che meritavamo, secondo me. Oggi siamo stati bravi a fare il secondo gol che ha tagliato le gambe al Foggia, e dopo siamo stati bravi a tenere la partita chiusa, diciamo, sul 2-0 fino alla fine. Era troppo importante oggi fare 3 punti e per fortuna sono venuti in casa davanti a tutto questo pubblico. Per la prima volta non prendiamo gol. Sì, infatti è una cosa importante, dobbiamo ripartire da qui, dobbiamo ripartire a cercare di subire il meno possibile e a sfruttare ogni occasione, perché la Serie B ti concede poco e ti fa male appena possono, come ci è successo le prime giornate, quindi deve essere un punto di partenza questo. L'organizzazione difensiva impeccabile con te, che gestisce le parti al meglio. Sì, è andata bene, perché secondo me oggi siamo stati bravi anche davanti a pressare alti e a loro cercavano di giocare sempre la palla, quando li pressi bene poi andavano in difficoltà, per noi era molto più facile, quindi la fase difensiva è stata ottimale da parte di tutti, a partire da Maniero, Tutino, a noi tre dietro, che siamo stati molto bravi. Una vittoria che dà consapevolezza e fa guardare con più fiducia al futuro. Sì, consapevolezza ci dà un po' di fiducia, perché i risultati non arrivavano, anche se le partite comunque, secondo me, con un pizzico di inesperienza siamo riusciti a pareggiare partite scorse e a perderne qualcuna, e magari dobbiamo adattarci il prima possibile alla categoria per chi come me non l'ha fatta e cercare di far più punti possibili. Adesso l'altro aspetto, come si va a Brescia, il Brescia fa già più Cittadella, sotto due gol. Sì, ma non ci sono partite facili, tanto abbiamo visto quanto è difficile questo campionato, poi a 19 squadre bisogna lottare fino alla fine, le partite non terminano mai, fino al 95esimo sono sempre aperte. Cosa è cambiato in questa presenza? Oltre la spinta di Tutino, ho visto che avete praticamente provato molte cose in settimana, ma alla fine l'ha vinta anche questo gioco sugli esterni, molto importante. Sì, era una partita uomo contro uomo, oggi sia Angelo che Corsi che Dorazio hanno fatto molto bene oggi a livello individuale, quindi hanno messo sempre in difficoltà i loro quinti, e quando stiamo bene tutti, a partire da dietro, a davanti, possiamo giocarcela, secondo me, quasi con tutte. Poi ci sono squadre sicuramente più attrezzate, ci saranno cali di a livello atletico, però siamo sulla strada giusta. Per me va bene.